Direttore, qual è la situazione, causa appunto embargo russo, del Consorzio del San Daniele, un'eccellenza, ricordiamo, Made in Italy? Ma abbiamo, diciamo, ripercussioni relative. La nostra esportazione verso la Russia equivale a circa il 3% dell'export. E in prospettiva, però, questa situazione, che oggi non è grave, è sicuramente più pesante, perché è un mercato assolutamente in crescita. Pensate che negli ultimi 3 anni ogni anno il 50% di incremento ha registrato nelle esportazioni verso la Russia, e quindi in prospettiva gli investimenti fatti per la promozione e per i contatti commerciali che ci sono avuti tra i produttori e quel mercato, con questo stop verranno sicuramente a rendersi più difficili, se non addirittura inficiarsi.